Buonasera cari amici, bentornati qui su Life New perché questa sera parleremo di qualcosa di importante, soprattutto per chi è interessato alla faccenda dei diritti rituali, perché tutto parte da qui, parte dalla storia del figlio di Sam. In realtà lo siamo tutti figli di questa storia, perché tutto parte da qui. Un uomo che parleremo di Maury Terry. Un americano che diede la vita, sacrificò tutto se stesso per la verità. E quindi è doveroso parlare, non se ne parla molto in Italia, ma essendo io un amante di ricerca che va al di là della nostra connotazione nazionale, riesco a capire da dove parte tutto, l'origine di tutto. Nel 1976 ci fu uno dei casi più terrificanti del mondo. Credo che sia peggio di Jack lo Squartatore. Credo che sia peggio del mostro di Firenze. Pe credo che sia peggio di tutti. L'inizio è stato il più scabroso di tutto. Parliamo del delitto del figlio di Sam. Venne chiamato così figlio di Sam perché si scrive, diciamo, questo assassino. Fu famoso perché un giornalista ebbe la brillante idea di scrivere allo stesso assassino e lui rispose con una lettera tramite una testata giornalistica. In pratica, nel 1976, a New York, mentre c'era una crisi tremenda, sinceramente c'era anche un po' di degrado, iniziano ad arrivare degli strani omicidi, soprattutto tutti uguali, un serial killer, dove uccideva uccideva donne tutte con delle caratteristiche molto simili, capelli neri, giovani e alle volte anche accompagnati. Fatto sta che queste giovani donne, mentre stavano tranquillamente nei pressi di contesti ludici oppure di intrattenimento, di festa, tipo discoteche, oppure vicino casa, così, senza nessun motivo, a random, venivano uccise da una calibro 44. E diventò famoso in tutto il mondo. Ci fu un terrore tremendo perché questo generò un terrorismo spietato. Ogni, a distanza di pochi anni, neanche un anno, ci furono sei omicidi e circa altri 10 feriti che vennero correlati a questa dinamica. Ma ce ne sono, secondo me, tanti altri, solo che i poliziotti di New York iniziarono a legare i puntini, a capire che erano tutti della stessa foggia, i delitti, molto tardi. Perché parliamo questa sera di tutto ciò? Perché da questo delitto, che per la polizia attualmente non ha nessuna connotazione satanica, devo dire che invece da qui parte tutto. Perché il figlio di Sam, ho preparato anche delle slide, e anche dei piccoli video si sentono un po' male, però cercate di sentirli con le cuffie, ok? Perché questa sera sarà proprio un monito per voi, perché amate i delitti rituali e tutte queste storie qui, scoprirete il pattern che c'è, che è sempre lo stesso. In tutti i delitti del mondo c'è sempre la stessa metodica. Ora, a questo punto le linee sono due. C'è stata una casistica di eventi così efferati, ma allo stesso modo con la stessa modus operandi, ed è un'analogia un po' strana, oppure la mano è sempre quella. Iniziamo subito perché partiamo direttamente dalla lettera del figlio di Sam. Il figlio di Sam poi venne preso in una situazione strana. In pratica, un investigatore, perché intanto c'era una paura incredibile. Pensate che le donne, si era creata una forma pensiero di terrore così devastante che le donne decisero di tagliarsi tutti i capelli e farsi bionde, perché tutte le more con quelle caratteristiche rischiavano la vita. Perché proprio quel tipo di donne? Venne detto che il figlio di Sam era un assassino efferato, praticamente trasformista, non lo prendevano perché cambiava i connotati, addirittura diceva che metteva delle parrucche, non corrispondevano mai le descrizioni, cioè tutti i vari testimoni,
indicavano che questa persona aveva mille volti, non si riusciva a capire chi era, chi fosse questo tizio. Fatto sta che la gente moriva. Fino a quando poi un giorno, perché la fatalità è sempre tutta quella, successe una cosa strana. Un detective iniziò a sondare la sera chi prendeva le multe, le contravvenzioni, e scoprì che una macchina che era registrata a York, per dirvi, si trovava praticamente a 3-4 chilometri, se non di più, a 20-30 chilometri rispetto al centro abitativo, proprio quella sera. Cioè, ebbe la scaltrezza di capire questo detective della polizia che dovevano andare a rintracciare le macchine perché si era data una fissa su un tipo di auto. Non si spiegava come era possibile che quest'auto si trovasse praticamente così lontana da casa. Iniziò a sospettare e dire: può darsi che sia la macchina di colui che si sposta, perché in tutta New York non c'era un filo conduttore. Riesce a ritrovare la macchina, riesce a risalire di chi era il proprietario, ma chiama un'altra persona, un vicino. Risponde la figlia di questo vicino, cosiddetto car. E questa vicina dice: sì, abbiamo capito di chi state parlando, perché il nostro vicino di casa è, praticamente non lo sopportiamo perché è un essere un po' strano, perché ha combinato un po' di cose. Ma io ci tengo a farvi sentire la dinamica, da dove è partito tutto. Un giornalista scrisse, come vi disse, una lettera al giornale dicendo: figlio di Sam, rispondi, in prima pagina. E il figlio di Sam rispose con un tanto di lettera, vedete? Venne pubblicata al giornale, non venne messa neanche agli atti, e si scoprì la grafia del figlio di Sam e soprattutto la firma. Intanto, come vedete, la firma è particolare, perché al di là del nome e cognome di questo figlio di Sam, questo si firma proprio così, abbiamo questa particolarità di questo simbolo, ma poi ci arriveremo più avanti, perché questa è una caratteristica strana. Scusate, allora ci siamo. Ecco, poi venne preso. Un attimo solo, che sto. Devo capire un po' dove sono andate a finire le slide. Allora, un attimo solo che ridevo mettere, perdonatemi un attimo, le dirette. Il bello della diretta è questo. Ecco qua. Ecco, questa è la lettera che venne mandata al giornale, e qui abbiamo colui che venne preso. Si chiama David Berkowitz, era il proprietario dell'auto e tramite i vicini si scoprì che viveva a York. Venne preso e arrestato dalla polizia. Mentre venne arrestato rideva. Poi vi spiegherò tutte queste particolarità che non hanno ancora trovato una spiegazione. Questo David Berkowitz è peggio di Zodiac, perché c'è un particolare interessante. Intanto vi mando il video. Ecco, vediamo un po'. Signor Presidente, signore, non credo che dal momento che non avete mia notizia da un po' io stia dormendo. No, sono ancora qui, come uno spirito che parla nella notte. Non si sente neanche. Il futuro, la santo. Ci rivedremo alla mia prossima impresa. Nel loro sangue, dal pugno, la creazione di sé. Allora, sì, non si sente bene, lo ammetto, si sente molto male, mi dispiace, però ve lo spiego. Praticamente lui risponde, dice che si farà vivo e spiegherà tutto quello che accade tramite queste lettere. Ora c'è un problema,
Quando la polizia arrestò l'assassino, chiuse il caso dicendo che in realtà si trattava di un pazzo, di un individuo che era totalmente folle, venne preso con questa scusa della multa perché si trovava lontano, tramite i vicini si testimoniò, ma mentre era stato preso in questo periodo, c'era John Santucci, un investigatore, che iniziò a dire: secondo me quello che sta cercando la polizia, cioè si era concentrata solo su un assassino, secondo me è una molteplice figura creata, è un gruppo di persone che agiscono per delle sette sataniche. Questa pista dalla polizia venne totalmente cancellata. Il primo fu John Santucci, un investigatore che si mise di proprio si mise in mezzo alle indagini della polizia, che non sapeva più che pesci prendere. E praticamente Santucci fu il primo, questo investigatore, a pensare che dietro questo Berkovic in realtà non c'era solo lui. Ma la cosa non quadrava. E un giornalista praticamente venne beccato questa persona. Chi è questa persona qua? Praticamente quando venne beccato Berkovic, l'assassino Berkovic, venne arrestato, disse testuali parole: io, in realtà, sono in contatto con un cane che ha 6.000 anni e lui mi parla attraverso il cane dei miei vicini e mi dice che cosa fare. Ora, voi capite che un assassino plurimicida che non si prendeva a New York, non si capiva dove fosse, viene arrestato un tizio che si chiama Berkovic, uno dell'ufficio postale, una persona di basso profilo, che ride e nel frattempo dice che in realtà tutti questi omicidi glieli diceva il cane del vicino. Vero, ve lo posso giurare, hanno chiuso il caso per infermità mentale a quest'uomo dicendo che era un pazzo. Quindi la polizia per un anno intero non è riuscito a prendere questo pazzo, quindi era solamente uno schizofrenico che aveva questa doppia, non lo so, personalità che parlava di ciò. Venne indicato tutto ciò, venne trovata l'arma del delitto in macchina a questa persona e il caso si chiuse. Questo è il cane, vedete? E questo è il signor Kerr, Sam Kerr, che è praticamente il vicino che era proprietario di questo cane. Ora, i vicini ce l'avevano a morte con lui perché dissero, i vicini, la figlia di Kerr, disse che questo Berkovic tentò di sparare a questo cane, cioè ci litigava. E da quel momento il caso venne chiuso. Ma, attenzione, e qui inizia la nostra... il senso e il motivo. Non vi ho fatto stare qui insieme a me per parlare di un delitto fino a se stesso, un delitto di cronaca, ma è qui che parte tutto il delitto e rituali, da questo figlio di Sam. Perché? Perché noi veniamo a conoscenza di questa figura, quest'uomo. Quest'uomo è Maury Terris. Non vi dirà molto ad alcuni di voi, ma in realtà quest'uomo è colui che ebbe una capacità di approcciare alla propria indagine che ancora adesso fa scuola. Chi è quest'uomo? Era un giornalista, aveva un grande intuito, ma si accorse di alcune stranezze all'interno di questo caso. Ad esempio, lui cominciò a dire: ma vedete tutti questi volti? Sono tutti volti che lui indagò, lui studiò tutti questi volti e scoprì che in realtà solitamente quando fanno una descrizione del testimone si assomigliano bene o male tutti. Invece questi qua sono tutti uno diverso dall'altro. Guardate, addirittura l'altezza. Guardate, testimone, quinto agguato, vedete, sostiene che in realtà aveva i capelli lunghi, aveva questa faccia un po' caucasica, diciamo. Poi questo qui, guardate, sono tutti diversi. In realtà, tutti questi qua, lui si accorse che non appartenevano, e poi soprattutto c'erano degli errori, delle indagini incredibili. L'identikit diceva che addirittura
Berkowitz cambiava pure in altezza, da 1,86 m biondo con i capelli lunghi diventava 1,73 m grasso e tacchiato, cioè nell'identikit e nelle testimonianze questo serial killer cambiava addirittura connotati per la polizia, e lui lo faceva perché era un grande travestista, cioè un trasformista. Addirittura diceva che andava in giro con una parrucca bionda per camuffarsi e ammazzare qualcuno. Questi identikit praticamente non si assomigliavano, non c'era nessuna caratteristica. Lui si accorse in realtà, fatalità, che assomigliavano in realtà, questo qui, vedete questo identikit, assomigliava a John Kerr, il vicino di casa di Berkowitz, il padrone del cane. Cioè, in poche parole, i figli di Sam è quel signore che abbiamo visto col cane. Il signore che abbiamo visto col cane si chiama Sam. E la lettera si chiama figlio di Sam. Ora, non ci vuole. Voi capite che viene un po' da ridere, no? Cioè, vi rendete conto? Maurice Terris scoprì che gli identikit assomigliavano al vicino di casa che si chiamava Kerry. Nella lettera si firmava il figlio di Sam. Se il vicino di Berkowitz si chiama Sam e la lettera si chiama figlio di Sam, voi ci arrivate anche voi a capire che potrebbe essere il figlio? E gli indizi continuano, perché non si ferma qui. Questo è il fratello, attenzione a questa figura, Michael. Guardate, è molto simile all'identikit. Se avete fatto caso, togliete i baffi, è uguale. Guardate. Father Sam, papà Sam nella lettera dice che papà Sam gli ordina di fare queste cose. Guardate, John Wickliss, vedete? Lui, Maurice, andò a scoprire tramite l'elenco telefonico che Kerr John, W, Tom, Kerr John viveva nella stessa casa dove dei vicini dove era stato beccato, quindi era ancora in famiglia. Papà Sam, lo vedete come veniva chiamato? Quindi inizia a pensare che in realtà Berkowitz o era colluso con Kerry o che la polizia abbia sbagliato. Vedete, caro signor Jim Breslin, che era il giornalista, saluti dalle fogne di New York. Ecco, si accorge di un'altra particolarità. Guardate che sembra strano credere che la polizia non si sia accorta di tutte queste caratteristiche, perché le lettere che mandava il figlio di Sam corrispondono più al vicino di casa che allo stesso Berkowitz. E soprattutto che la sorella chiama, becca la polizia e non fa altro che puntare il dito dal vicino anziché il fratello. Non sembra strano? Fatto sta che si accorge di cose assurde. Si accorge che fra la casa di Berkowitz e la casa di Kerry al centro c'è un viale che fa arrivare praticamente, giunge a un antico parco dismesso, quasi ormai in malora, che è frequentato da alcune persone che fanno dei riti particolari. Soprattutto viene chiamato Le Fogne. Quindi, se la lettera si chiama, attenzione, caro Jim Breslin, che è il giornalista, saluti dalle fogne di New York, le fogne col quartiere iniziano a fare 2 più 2, giusto? Iniziamo a capire questa cosa. Andiamo avanti. Maurice Terry, ecco, questo è il luogo dove praticamente giungevano le due case. Questo viale un po' alberato, un po' fatiscente, giunge a questo parco, vedete? Qui è dove venivano effettuati certe ritualistiche. Guardate le particolarità che ha, vedete? È molto rituale, molto, molto particolare. Lui si accorse, vedete, questo è Maurice, che è il primo uomo, il primo giornalista che si inoltrava all'interno di questi luoghi, perché iniziò a capire che c'erano delle connotazioni fra la storia, fra le particolarità che trovò nella lettera del figlio di Sam e questi disegni che trovava in questo luogo. Croce al contrario, vedete, questo è lui. E
giunge in questo luogo fatiscente dove effettuavano dei riti. Guardate, questo è il luogo, vedete, molto particolare, questo è come era prima. E qui praticamente c'è un particolare. Allora succede che lui incomincia, il nostro amico Terry, il giornalista, incomincia a dichiarare alla stampa e a tutti che secondo loro la polizia si è propriamente sbagliata, che Berkowitz non è principalmente il capostipite di tutto ciò, ma in realtà si sta parlando di una famiglia e soprattutto è coinvolto il figlio John Carr. John Carr in realtà è molto più indiziato rispetto a quello che è stato fatto. Quindi, cosa accade? Accade che cercano dei testimoni e vediamo se riesco a farvi vedere questo video. Ecco. Iniziano a trovare dei testimoni. Ok? Non si sente benissimo, però cercherò di farvelo vedere. Allora. Allora. Avvicinato da ciò che semplicemente un gioco all'inizio, cerimonie druidiche e roba simile, non fa niente di serio, ok? Poi a un certo punto qualcuno si mise a capo di questa cosa, portò verso una direzione completamente diversa. Il primo anno di liceo. Avete visto? Primo anno di liceo. Iniziamo a guardate che cosa dice quest'uomo. Dice che iniziò a fare queste cose il primo anno di liceo. John Carr, quindi non stiamo parlando di Berkowitz, dell'assassino indicato dalla polizia. Stiamo indicando di John Carr. Cerimonie druidiche. Cerimonie druidiche. Quante volte vi ho detto io? Eh? Chi se lo ricorda le mie puntate precedenti? Chi se le ricorda? Quando io vi dissi che è più facile nascondere certi rituali oscuri attraverso riti pagani? Lo state ascoltando quello che sta dicendo quest'uomo? O siete ancora convinti che quando io dico le cose le dico perché non lo so, per lo Spirito Santo, quest'uomo, il pattern, lo conosciamo già. All'inizio, il primo liceo, venne avvicinato da John Kerr, che è la longa manus, e poi dice, all'inizio eravamo con cose druidiche, quindi lo vedete tutte queste cose pagane, cose che alla fine c'è l'infiltrazione satanista? Voi vi sentite, non lo so, esentati da queste cose? Prego, continuiamo, perché qui ce ne saranno. Niente di serio. Qualcuno si mise a capo di questa cosa. Qualcuno si mise a capo di questa cosa. Qualcuno si mise a capo di questa cosa. Quindi, cosa succede? Loro, praticamente, John Kerr è una pedina. Si sta scoprendo che non è il capo di una setta, è un longa manus. Quindi, che cosa fa? Adesca i ragazzi. Fanno dei giochi druidici, poi si inserisce un'altra figura, è quello il mago nero. Ok?
intenzione, ci sarà stato portato verso una direzione completamente diversa. Guardate. Dove stava Terry? Le immagini che vi ho fatto vedere prima. Quindi era un luogo dove si facevano rituali. Cominciano a salutare molto lentamente. Poi io ho detto hanno davanti a una certa forma. Molto fredda. Di marmo o qualcosa del genere. A un certo punto sentivo le urla dei cani. Ecco, in pratica cosa sta raccontando? Cosa sta raccontando Paul? Sta raccontando che in realtà lui è usato. Sono persone usate. Cosa succede? I piani sono due. Un luogo dove vengono addescati i ragazzi. Vengono usati come pile. Vere, proprie pile. Vengono imposti rituali e preghiere. Quindi chi sta lì è convinto di fare una festa. Non è che si trova i tizi che fanno i rituali lì vicino, vengono messi accanto, si creano questi luoghi, vengono accercati i ragazzi, si dà un'impronta che passa dal paganesimo al satanismo, tanto la gente non ne capisce nulla, quindi io non è che sto dicendo che il paganesimo è satanista, non l'ho mai detto e non lo dirò mai, però se non conosci le dinamiche, passi da una situazione all'altra senza accorgertene, perché non è la tua cultura. Tutti questi amanti di condizioni norrene, cose druidiche, lo dice lui. Quindi questi non ne sapevano nulla, erano convinti che erano cose druide. Non avendo la cultura e non la conoscenza, passano direttamente a quello. Iniziano a pregare, iniziano a fare dei salmi particolari, e piano piano si sentono le urla di cani squartati, cani pastori tedeschi, poi ve lo dirò perché tedeschi, ok? Sono pile, vengono utilizzati come pile, quindi voi potreste fare senza accorgervene da pila a situazioni di questo genere. Queste testimonianze sono oro colato, stampatevele qui, stampate. Vediamo cosa dice. A un certo punto sentivo le urla dei cani. Una delle cose più orribili che abbia mai sentito, non lo dimenticherò mai. Andando avanti, il Terry trovò carcasse lì di animali. Questo è il simbolo con la quale si firmava il figlio di Sam, maschile e femminile, una serpente e una croce. Attenzione, non è una croce vera e propria, c'è una croce sotto, una sopra, vedete una croce sopra, una S a forma di serpente, una X. Maurice si accorse di cose particolari, si accorse addirittura che questo simbolo era stato indicato da Elisaph Levi, un grande occultista del 700, mi sembra 800, ma in realtà questo non è il pentacolo, il sigillo personale di Elisaph Levi, è uno dei tanti, però lui si accorse che questo simbolo di Levi, perché rispuntava sempre nelle loro liturgie sataniche, rispuntava sempre questa figura di questo occultista, si accorse praticamente che mettendolo al contrario, speculare, risultava che nelle scritture attorno al pentacolo c'erano, vedete? Sam, vedete Sam, vedete qua? C'erano i nomi di quelli che venivano, vedi, Berkail, venivano, apparivano nelle antiche simbologie di Elisaph Levi, apparivano i nomi di coloro che appartenevano a questa setta. Appariva Berklas, vedete, Berkowitz e c'è Berkail, ci sono i nomi e questa, la pistola, pensate un po', sono sempre ricorrenti i cani, non so se l'avete visto, sono sempre ricorrenti i cani. La pistola, sapete come si chiama? Bulldog 44, Bulldog, quindi al nome di un cane. Sono sempre ricorrenti i cani, i sacrifici vengono fatti coi cani, perché i cani, soprattutto pastori tedeschi. I pastori tedeschi
sono indicati primo perché riguardano una connotazione nazista, era il cane più utilizzato nel periodo nazista, riguarda il periodo nazista tedesco, quindi la massima espressione satanica legata alla condizione belligerante. Quindi abbiamo questa duplice particolare, soprattutto perché i cani, evidentemente, attraverso le loro, diciamo, ripalistiche, evocavano delle entità molto vicine alla figura caniforme. Le figure caniformi sono quelle che sono vicine al basso astrale, che fungono anche da guardiani, cioè sono coloro che sono estremamente terrificanti, soprattutto pericolosissime per coloro che si avvicinano a certe situazioni. Le entità che hanno questa forma caniforme ed erano quelle che evocavano questo tipo di setta. Pian piano si scopre che la tolgo perché ho paura che mi cancellano la diretta convinti che io stia vendendo armi. Ci sono anche particolari, guardate qua, King Witcher, vedete qua? Nella lettera di Sam, vedete? C'è scritto il Duca della Morte e poi il King Witcher e indovinate dove si trova la casa, l'abitazione di John Carr. Si trova in Witcher. Quindi, in pratica, la lettera che aveva mandato in teoria per i poliziotti Berkowitz è piena più di particolari scritti da qualcuno che è come se abitasse a casa di John Carr, che addirittura chiama papà Sam. Quindi, tutte le situazioni fanno pensare le connotazioni che sia John Kerr colui che ha architettato tutto. Guardate qua, ci sono addirittura nomi di Belzebù, il signore delle mosche. Ci sono. Fatto sta che un giorno accade una cosa particolare. Dopo tutte queste particolarità e dopo che Maurice Terry va contro la tesi che Berkowitz sia un assassino a piede libero che abbia agito da solo come un serial killer, quando la teoria inizia a prendere forza di Maurice Terry, che in realtà dietro c'è una serie di persone che sono Michael, John, che ci sia anche coinvolto Berkowitz, fatto sta che John Kerr viene trovato ucciso, viene trovato ammazzato, anzi suicidato. In pratica, quando tutte le tesi si stavano avvicinando a John Kerr e non più a Berkowitz, casualmente John Kerr viene ucciso. Riesce praticamente a fare un'intervista, Maurice, faccia a faccia con Berkowitz, il primo ancora in carcere, perché per la polizia lui ormai è stato condannato, hanno trovato l'assassino, punto e basta. Ma c'è gente che si ammazza, addirittura c'è un giornalista che vuole votare il sacco, che dice che in realtà non, Berkowitz è solamente la punta di una piramide molto più vasta, viene ammazzato anche lui. Cioè, tutti quelli che vengono intenzionati attorno a Berkowitz, che sono vicini a lui, sono stati suicidati. Allora incomincia a diventare. Maurice riesce ad avere un'intervista con, proprio in diretta con la sua telecamera, essendo un giornalista di cronaca, con l'assassino Berkowitz. E inizia a dirgli: sei stato tu? Sei stato da solo? Cosa c'è dietro? Fatto sta che Berkowitz inizia a parlare e dice: io in realtà sono testimone di tutti questi assassini, non sono stato io. Ecco perché dagli identikit spuntavano 5-10 persone. Soprattutto c'è anche una pistola fumante. Durante le esecuzioni ci sono state delle testimoni, una signora col cagnetto, che a due isolati vide Berkowitz che rideva e passava davanti a lui, tanto che lo andò a denunciare, perché Berkowitz si stava lamentando per aver preso la multa. A due isolati, in maniera proprio quasi simultanea, alla stessa ora, a due isolati, proprio possiamo dire, signori, 3 km, 4 km, 5, si pratica, si avviene un delitto
indicato allo stesso Berkowitz. Ma scusa, se a 4 isolati, a 5 isolati, c'è una signora che testimonia che lo ha visto ridere, guardandola negli occhi, prendendo la multa, com'è possibile? Allora, Maurice Terry, che non era proprio uno stupido, cronometra quanto tempo ci vuole dalla primo avvistamento di Berkowitz a dove è stato compiuto il delitto. Non ce la fai! Neanche Ben Johnson sarebbe capace di arrivare lì. Praticamente avevano la testimonianza di una signora, un alibi, cioè Berkowitz aveva l'alibi, che diceva che lui non poteva essere stato lì. Cioè, non so come spiegarlo, è come se siete al centro, al Duomo di Milano e a Rozzano, praticamente, per dirvi, in maniera simultanea avviene un delitto. Com'è possibile? E viene annotato a voi, assurdo. Non solo questo. C'è una pistola fumante, allora Maurice inizia a interrogarlo. Gli dice, dimmi la verità, siete di più? Fatto sta che alla fine confessa. Dice Berkowitz che in realtà lui ha testimoniato. E non solo. Dice che in realtà venivano fatti dei film, snuff movie si chiamano. I snuff movie, in pratica cosa sono? Sono dei video dal vivo che vengono venduti ai migliori offerenti maniaci, dove si fanno uccisioni, massacri, violenze, pedopornografia, si fanno tutte queste cose. La gente paga fior di soldi, quattrini, per cercare di avere questi video in diretta. Si chiamano snuff movie. Quindi erano un gruppo, un team di persone dove Berkowitz partecipava. C'era anche John Kerr, c'era Michael, c'erano tutto. E in poche parole, non, dopo le uccisioni si facevano dei video in diretta sulle persone uccise. E c'erano questi depravati che pagavano tanto, quindi c'è un giro d'affari e non solo. Riesce a confessare Berkowitz, ma lui gli dice, Mary, chi c'è alla punta, chi vi diceva questo? Non lo dice, non lo dice, inizia a dire, ti prego non me lo fare dire, e vanno avanti. In pratica cosa succede? Questa è una mia ricostruzione. Sotto, questo ve le dico perché, ahimè, che rimanga fra noi, tanto in America non ci arrivano certe cose. Non è vero che si chiamano i figli di Sam. In pratica, come vedete qua sotto, vedete, sotto ci sono i Longamanus. Io ho messo sotto Berkowitz, il primo, poi c'è John Kerr, Michael, e poi ho messo, ve ne parlerò più avanti, di Stephen Blake. Quelli sotto vengono chiamati bambini di Sam. Loro si chiamavano così. Non sono, loro sono i Longamanus, sono coloro che agiscono, coloro che vengono beccati casomai, coloro che si devono suicidare, soprattutto perché in America li chiamavano bambini di Sam, coloro che facevano parte. Sopra di loro, Maurice scoprì che non erano loro i mandanti erano la Chiesa del Processo, che è una setta potentissima che veniva dall'Inghilterra, legata a delle forze oscure. Iniziarono con degli esperimenti, possiamo dire, psicoscientifici, fino a quando si accorsero che al di là di questo non riuscivano a migliorare le condizioni umane. Poi ne parliamo di quello, perché poi dobbiamo parlare della Chiesa del Processo. I bambini di Sam, che in realtà in Italia vengono tradotti come i figli, The Children of Sam, si chiamano così. In realtà si chiamano bambini. Perché bambini? Perché è importante chiamarli bambini? Perché nelle connotazioni sataniste i bambini vengono sacrificati. Per questo non si capisce in Italia. Se li chiami figli non c'ha nessun riferimento. Se li chiami i bambini vanno sacrificati. Ecco perché Berkowitz rideva. Quando si fece beccare, o quando ammazzarono John, o quando avevano l'ordine di suicidarsi, perché tutti i bambini di Sam o si ammazzavano o si facevano prendere per avere la pena di morte, non lo so. Fatto sta che loro ridevano, perché il loro obiettivo era sacrificarsi al loro signore. Ecco perché bambini e non figli. Ma in Italia vengono tradotti con figli e non si capisce. Dietro di loro, secondo Maurice Terry, c'era una setta importante. Io ho fatto dei video, spero che si sentano, però si sentono poco.
che si senta oggi, quello che si sente oggi di alto livello, è stato dimostrato. Ma come già parlare di altri flaggi spirituali, interessa per l'occulto. Le mie ricerche un nome continuava a comparire, un'organizzazione che affondava le sue radici in Scientology e che era collegata al movimento dell'occultismo moderno. Un gruppo misterioso che si faceva chiamare la Chiesa del Processo del Giudizio Finale. We are the servants of La Chiesa del Processo e del Giudizio Finale fu fondata nel 1963, quando si incontrarono all'Istituto di Scientology di Roma, fondato da Roma. Allora, in pratica, ora continua. Cosa ci sta dicendo questo filmato? Questo filmato ci sta dicendo, io credo che non ci sia un riferimento a Scientology proprio in maniera preponderante. Credo che sia un ramo che si sia distaccato, un distaccamento di Scientology, dove volevano creare una specie di chiesa, cosa che Scientology non tende a essere, ok? Poi io sono sempre dell'idea, io non parlo di Scientology perché non ci sono dentro, non posso parlarne perché certe cose ci devi entrare dentro. Scientology io credo che si capisca solo se ci entri e ci esci. Ora, questo che ci sta raccontando, ci sta dicendo che in realtà questi tizi si sono incontrati a Scientology, ma poi hanno creato un distaccamento, una specie di rete un po' più riguardante un po' l'aspetto della Chiesa dei fedeli, una specie di fanatismo. Ok, ma poi c'è una seconda parte. Iniziata come una sorta di psicoterapia coadiuvata dalla tecnologia, e avevano il risvolto di essere in grado di eliminare le varie differenti pulsioni. Questo iniziava ad avere maggiori informazioni spirituali. Ecco. Sembrava quindi tornare in loro la convinzione di quello che facevano. Ma avete sentito che ha detto? Quindi, come vedete, la setta, per questo vi dico che c'è una condizione settaria, perché la prima cosa che fanno è togliere l'ego, togliere, rendere l'individuo senza pulsioni, cioè non deve agire. E piano piano si accorsero che si avvicinarono a una sorta di spiritualità. Quindi la prima connotazione di questo processo, di questa chiesa del processo, era cercare attraverso l'ascientismo, quello che noi chiamiamo adesso transumanesimo, cercare di migliorare le condizioni mentali umane. Vedete? Vi ricorda qualcosa? Quello che sta accadendo adesso. Sì, l'audio è basso, mi spiace, ma non l'ho potuto aumentare. Allora la convinzione di doversi allontanare dalla città, volevano ritornare alla natura, così decisero di andare in Messico. Quindi si andarono in Messico perché si accorsero che dalla natura potevano ricavare qualcosa. Ecco, qua c'è un particolare. Sappiamo sempre che questo è un documentario censurato. Qui c'è un particolare.
Dicono che la setta si spostò in Messico, ci fu un tifone, vengono distrutte tutte le case e tornarono con la visione apocalittica. Io credo che non sia stato così. Non successe questo. Successe una cosa strana. Successe che... Non capisco allora, non so che ha detto, ma... successe una cosa strana. Accadde che, secondo me, questo tifone è perché loro smossero qualcosa di grosso. Accadde qualcosa di grosso. E questo creò una distruzione totale. Ma forti di questa situazione, di questa realtà, tornarono in città cercando di creare cose ben peggiori. Ecco qua, questa è l'immagine che a noi interessa. Guardate. Vedete questa immagine? Il loro scopo era il gioco di Dio e il gioco degli dei. Vedete? Lucifero, Geova e Satan. Tesi, antitesi e sintesi. Guardate questa simbologia. Qua vi spiega tutta la loro mentalità. Nel bianco c'è il nero, quindi il yin e il yang. Alla vostra sinistra trovate il bianco e il nero, Lucifer, vedete? Dalla parte destra c'è il nero, il bianco, il Geova e il gioco delle divinità. La sintesi di Lucifer e Geova è creare Satan, vedete? Ve lo stanno dicendo proprio da questa simbologia: due triangoli in basso, uno in alto, e la sintesi, il Satan, che è l'unione dell'energia divina e quella luciferina. Invece di separare il bene Ecco, invece di dividerli, li unisce. voleva nel caos, la distruzione. Sacrificati dai gruppi di Yankee se questo che tedesco. Vedete? E così il pastore tedesco diventò un simbolo. Ora lo vedete? L'attrazione della Chiesa nel processo del pastore tedesco passò in Vedete? Questi tizi andavano in giro con i pastori tedeschi e vennero uccisi i pastori tedeschi, soprattutto quando i Longamanus, che erano i bambini. Quindi i bambini di Sem portavano le persone, facevano questa egregora e nel frattempo, in concomitanza, la chiesa del processo secondo Terry faceva i sacrifici e faceva le loro evocazioni, cercando di uccidere i pastori tedeschi. Perché i pastori tedeschi? E loro andavano in giro con questa dinamica, con questa storia qua. Cosa fosse casuale. Santo della Chiesa del processo. Cosa vi ricorda questo simbolo? Dov'è che l'abbiamo visto questo simbolo? Vediamo i più. Facciamo un piccolo quiz. I più accorti. Dove l'abbiamo visto questo simbolo? Di questa chiesa satanica qua? Dov'è? Vediamo se indovinate. È facile, eh? No, non è Asclepio. Non è Esculapio, non è Asclepio, quello è un bastone solo con un serpente. No, l'abbiamo visto nella diretta di Sadhguru. Sadhguru, chi se lo ricorda la diretta di Sadhguru? No, quello della farmacia non è Prospero, non lo è, quello è quello di Asclepio. Questo
Questo, diciamo, questa foto qua l'abbiamo vista nella diretta che ho fatto. È Naga, 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 chi se lo ricorda? Eh? Lo vedete come si collegano? E questa è una foto di 40 anni fa. Lo vedete, vedete come il mondo, eh? È ciclico e ritorna sempre e noi piangiamo davanti a queste grandiosità. Andiamo avanti, va. Il guroide, sì. Allora. Allora, questa setta prima partì con uno scopo, diciamo, di migliorare la psiche umana, togliere gli impulsi. Poi si accorse, andarono in Messico, ci fu questa catastrofe ed ebbero l'illuminazione, tornarono in città e che cosa facevano? Diffondevano il caos, alimentavano violenze, furti, rapine, droga. Facevano un po' tutto. Cosa creavano? Il caos. Perché il loro scopo, come diceva quel simbolo, era unire Lucifero con Yahweh e fare il Satan, una nuova divinità, e quindi dovevamo togliere le discrepanze e creare l'Armageddon, il delirio. Vi ricorda qualcosa? È quello che stiamo vivendo adesso. Vedete, è già successo negli anni 70 e Maurice si accorse di tutto ciò. Questo è il libro The Ultimate Evil, il male finale, diciamo, il male ultimo, che poi successe una cosa strana. Aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo, The Ultimate Evil, non so se c'è la traduzione in italiano, ma questo fu il primo libro che ebbe molto successo nel mondo, soprattutto in America, perché Terry riusciva a legare i puntini e soprattutto da un'indagine di un serial killer si andò a dei delitti rituali. Fu il primo ad accorgersi di tutto. Noi dobbiamo tanto a quest'uomo. Solo che successe una cosa strana. Successe che lui si occupò di un delitto che successe, mi sembra, in Arizona, non mi ricordo dove, in Arizona, nel 1974, il delitto di Aris Perry. Aveva 19 anni questa ragazza. E cosa accade? Accade, ve lo faccio vedere. Ce la faccio, vediamo se riesco a tornare indietro. Io vi ho fatto vedere questa immagine, vediamo se ce la faccio a farvela vedere. No. Allora, in pratica, questo delitto che fece molto scalpore in... Eccolo qua, questa persona qui, vedete? Questo in basso. Allora, vedete questo ultimo? Questo qua è Stephen Blake. Maurice Terry iniziò ad additare e a puntare il dito su quest'uomo, quello in basso a destra, la vostra destra, che si chiama Stephen Blake. Questo con gli occhialini, simpatico, docile. In pratica ci fu un delitto che sconvolse il mondo. Questa ragazza di 19 anni, all'interno di una chiesa, venne uccisa con un candelabro dentro la vagina e uno, mi sembra, in bocca. Venne proprio infilzata da tutte e due parti dentro una chiesa. Fu un delitto inquietante e Maurice indicò subito, subito, senza ombra di dubbio, il guardiano. Passava di lì questo guardiano, indicò lui, senza avere prove, senza dire nulla. Ecco. La credibilità di Maurice, che fino a quel momento era alta e soprattutto scopriva, iniziò a perdere credibilità e dire: come puoi incolpare una persona così per bene, con questo visino così bravo e buono, senza avere prove, senza avere nulla? E lo sapete come funziona la nostra mente? La nostra mente funziona ad associazioni e quando noi veniamo screditati su una cosa, automaticamente tutte le nostre teorie vanno a crollare. La nostra mente funziona così. Io vi ho fatto sempre l'esempio. Io vi dico delle cose, possono avere una forma di verità?
vi piacciono, ma nel momento in cui qualcuno mi addita che io non ho pagato una multa, quella multa, per dirvi, faccio un esempio, va a screditare tutto il mio lavoro, perché funziona così. La macchina del fango è in questo modo. Quindi io vi ho sempre detto, staccate la mia persona, che sono un comune mortale come tutti voi e sbaglio come tutti, da quello che dico, perché vi conviene. E soprattutto quando un giorno verrò attaccato anch'io, perché più un giorno prima o poi pesterò i piedi a qualcuno di potente, io purtroppo farò una fine barbina come tutti. Quindi attenzione perché succederà. Questo lavoro mi porterà purtroppo ad avere questo lavoro che sto portando avanti, dei nuovi simboli del potere, mi porterà ad avere dei nemici. Già ce ne ho abbastanza, ma questo qua mi porterà tanto. Quindi succede a Terry la stessa cosa. Inizia a puntare il dito su Blake, dicendo che lui, da quel momento in poi, il suo libro cala di vendite. Inizia a essere accusato di persona incapace di intendere di volere, perde le staffe, in effetti. Dopo 20 anni di combattere queste cose, la testa ti parte e lui perde, ha delle debolezze. Fatto sta che non viene più creduto. La parabola discendente, diciamo, della storia di Maurice, questo grande giornalista di cui noi siamo figli, di coloro che si occupano di diritti rituali, lo devono a lui, che fu il primo a dare la vita, prima di morire addirittura con l'ossigeno in bocca, diceva: puntate il dito su questa cosa, diceva Alice Perry, mi raccomando, andate, chiama questo avvocato. Fatto sta che morì e nessuno gli dava più ascolto, perché da quel momento tutti pensavano che si era inventato tutto. Lo sapete com'è andato a finire? Nel 2017 fanno degli esami di DNA e scoprono casualmente che trovano il sangue di chi? Di Stephen Blake nel cadavere della povera malcapitata Alice Perry. Lo vanno ad arrestare, lui si suicida, si spara in testa e lo trovano col libro di Maurice Terry. Dopo anni. E Maurice Terry aveva ragione e nessuno ci ha creduto. Vi rendete conto? E qui dice, allora, io volevo dirvi una cosa. Se siete interessati, vi do un consiglio, lo scriverò qua sotto nei commenti. Vedetevi il documentario fatto su Netflix, dove io ho tratto tutte le immagini, vedetevelo su Netflix. Si chiama I figli di Sam. Si chiama I figli di Sam. Dovete vederlo assolutamente. Sono 4 puntate, 3 puntate, e vi posso garantire che ne vale veramente la pena. È fatto benissimo, solo che è censurato. Li chiamano figli di Sam, non li chiamano bambini, alle volte sì. E soprattutto gli adepti, quindi che cosa abbiamo imparato da questa cosa? Ragazzi, mettetevelo qua. Questo che vi ho fatto vedere io è il pattern che troverete in tutti i delitti. Qui ci troviamo Bossetti, il longa manus. Bossetti è come se fosse uno dei figli di Sam. Non sono loro gli assassini, sono i longa manus. Sono coloro che poi, quelli che stanno in alto, noi abbiamo avuto l'esempio di questa setta che si chiama la setta del processo, che aveva degli adepti che volevano fare magari carriera all'interno della setta e vengono messi in questo sottobosco. Quindi ci sono coloro che agiscono, che si sporcano le mani, e coloro che lo fanno. E nel momento in cui vengono presi, noi chi facciamo? Prendiamo i longa manus, non prendiamo mai la fonte. Perché sono tutte persone che non hanno questa intelligenza di riuscire a sfuggire alla polizia per anni. C'è qualcosa che non va. Cioè io, guardate il mostro di Firenze. Eh? Com'è possibile che Pacciani, Nanni e Lotti, persone dichiarate praticamente incapaci quasi di intendere di volere, riescono a sfuggire a tutta la polizia che c'è lì? Le cose sono due. O la polizia di New York sapeva già tutto, perché poi ho scoperto anche un'altra cosa che nel documentario non si trova bene. A casa di Berkowitz avevano già trovato delle cose sataniche, quindi c'erano dei riferimenti, come avevano detto gli investigatori, ma non hanno seguito quella traccia. Quando gli hanno detto perché i figli di Sam, loro hanno pensato a zio Sam, l'americana, I want you, lo zio Sam, quello che indica il dito. Non hanno pensato che poteva essere un capo.
perché poi si è scoperto che il padre di Sam era una persona pericolosa e picchiava i figli. E c'è anche un altro particolare che non troverete nel documentario. Berkowitz dice che lui prendeva disposizione da un cane. La setta che stava sopra aveva in mano dei cani e sacrificava dei cani. Quindi il cane a cui si riferiva non era il cane di Sam, ma era il cane che aveva 6.000 anni e l'entità satanica che stavano evocando, di cui loro ne avevano un credo. Perché ammazzavano tutte donne coi capelli neri? Perché volevano evocare la Madonna Nera, quella che abbiamo visto nei festini del Gay Pride, di cui sono stati arrestati quei ragazzi a Cremona, la cosiddetta Madonna Nera. Non so se avete visto il Gay Pride di 2 anni fa, che venne denunciato dal sacerdote, ne parlammo in questo canale, che vennero, durante un Gay Pride c'è stata un'infiltrazione satanista e quelli del Gay Pride non si sono accorti che in realtà la Madonna era nera. Quindi per questo uccidevano donne con i capelli neri, perché volevano rievocare quell'entità della Madonna al contrario, nera. Ma non la Madonna Nera d'Europa, quella è un'altra cosa, la Madonna Fetish, quella là che abbiamo visto. Non fate confusione, ok? Quindi la pistola si chiama Bulldog ed era quella con la quale uccidevano. 44, che è l'ottava, ok? Perché la 44? Perché l'8 diviso in 2, il diavolo che diventa 4 e 4, che sono i nomi, il numero di Dio, ok? Sono tutti simboli che hanno utilizzato per cercare di creare, di portare avanti questa dicotomia. Quindi, dal libro di Maurice, dall'indagine di Maurice Terry, noi troviamo tutti i delitti rituali che ci sono stati nel mondo. Sì, l'ho pensato anch'io, Giuseppe. Giuseppe Maggiolino può essere attribuibile a Salem? Sì. Ci ho pensato anch'io, perché hanno scelto Sam? Perché i figli di Sam? Perché nel 1600 ci fu i figli di Salem, della strega di Salem. Salem era questo luogo dove trovarono praticamente queste stregonerie. Ed è molto rinomato nella letteratura, nella narratura, perché la narrativa si ispira a una storia vera del 1600 dove venne fatta una tratta di streghe che facevano stregonerie e vennero uccise tutte. E ci fu una sorta di maledizione a questo Salem. Quindi io credo che sia molto vicina anche a questa dinamica, perché Sam potrebbe essere Sam, l'ho pensato anch'io. I satanisti a confronto dei luciferini sono degli altri, sì. Quindi c'è tutta una collegazione. Perfino c'era un bar che si chiamava Elisas, e addirittura per questo Morris pensò che loro si ispiravano all'occultista Elisas Levi, perché in realtà il bar dove si incontravano si chiamava in questo modo. Vedete, ci sono una serie di correlazioni, loro agivano in chiave simbolica per capirsi solo loro. Non si riuscivano a comprendere se non hai queste capacità e questo linguaggio. Quindi, cosa posso dirvi in realtà? Quindi, oddio. Ma non so se hanno fatto dei film, non lo so se hanno fatto dei film, forse c'è qualcosa. Forse, ma andatevi a vedere questo documentario, poi ve lo linko. Chi ha Netflix, secondo me lo deve vedere, è importante. Sì, è come il mostro di Firenze, è quel pattern lì. Quindi i bambini dei figli di Salem, questi qua, sono i Longamanus, quelli che sono stati sacrificati. Ecco perché bambini, perché tanto venivano sacrificati. Si chiamavano bambini perché loro, più venivano ammazzati da queste dinamiche, più facevano il favore al loro signore. Non c'è un libro di Stephen King. Sì, c'è un libro che è tratto da una storia vera. Poi, ma come aveva capito chi era il colpevole? Perché non aveva prove da mostrare? Perché Maurice Terry, è giusta questa domanda, perché puntò il dito su Steven Blake? Perché disse che una volta si infiltrò a una specie di raduno di una setta, Terry, o lui o un informatore, disse che si alzò in piedi Steven Blake e disse: "Io faccio parte dei figli di Salem".
Io faccio parte del processo. E poi quando vide la bambina, la ragazza ammazzata dentro la chiesa, sapendo che lui lavorava lì, ha fatto 2 più 2. Ecco come ci è arrivato Maurice Terry. Ci è arrivato perché si accorse, non mi ricordo che fu lui ad accorgersene o gli venne detta questa cosa. Fatto sta che era proprio certo che fosse stato lui, perché questi figli di Dio, in poche parole, figli di Sam, sono messi a un livello basico dove devono fare dei, con la scusa dei snuff movie e tutto il resto, quelli servono a inquinare la realtà, perché la setta si muove in 2 parti, i delitti e poi inquina le circostanze, corrompe. Quindi quando sentite situazioni di droga, violenze, snuff movie, pedofilia, per questo vogliono sdoganare certe cose, perché vogliono che ci sia il caos. In pratica la setta, quella che sta in alto, voleva unire l'energia luciferina a quella di Yahweh, creare il Satan, deve creare scompiglio, deve creare delirio, non ci deve essere armonia. Ecco cos'è. Federico, dimmelo tu qual è il nesso fra Naga e questa chiesa. Naga è un protettore, soprattutto è un protettore di che cosa? Di denaro. In pratica, tutti coloro che sono detentori delle forze oscure, si difendono con questi guardiani. Ok? Comunque. Allora, com'è? Comunque. Ma a questo punto io chiuderei, però ditemi se ci sono altre domande da fare, se ci sono altre cose, quindi ci vediamo, ditemi voi. Come sempre io vi lascio, ci sono queste possibilità di vederci se siete interessati. Roma è quasi sold out, amici, preparatevi, prenotate, perché siamo quasi in sold out, sta terminando quasi la situazione. 16 febbraio, 1 marzo siamo a Bologna. 8 marzo siamo a Torino, 15 marzo a Verona, 12 aprile Imperia. Initium è per prenotare 377-08-655-71, consulti privati nel pomeriggio. I consulti sono sempre lo stesso numero, siamo a Bologna 1 marzo, Torino 8 marzo, Verona 15 marzo, Imperia 12 aprile. Approfittate di questi consulti pomeridiani, a Roma siamo ormai sold out, non vi posso aiutare. E invece, se siete a Milano, partecipate a Incensi e Candele, la magia dei salmi a Milano, un corso operativo che vi insegnerà come ritualizzare e come migliorare le vostre prestazioni, le vostre capacità e soprattutto riuscire ad ottenere ciò che desiderate, perché la ritualistica aiuta anche questo. 377-08-655-71, io e Grazia Asero vi spiegheremo come funzionano i salmi, incensi e candele a Milano. Mi raccomando, 24 e 25 febbraio. Spero che siate in tanti. Ve l'ho detto, Initium è una filosofia per dire tutto quello che io non posso dire su internet. Parleremo degli orrori del Pizzagate e che cosa c'è di vero. Sempre di più ci allontaniamo dal complottismo e si sta materializzando come sotto forma di verità. Quindi, cosa dirvi, amici? Io vi ho detto tutto, questa è importantissima ai figli di Sam, perché se voi riuscite a capire il pattern che c'è dietro, capirete come funzionano i delitti rituali, soprattutto dal punto di vista operativo e simbolico, che loro utilizzano molto i simboli. Ok? Come sempre vi chiedo un commento qua sotto, spero positivo, di mettere un like che non costa nulla. E se avete la possibilità, condividete ai vostri amici perché questo ne vale la pena. Ricordatevi sempre di vedere il documentario su Netflix che ne vale la pena. È un po' censurato, però va visto. Chi ha pagato per tutti questi crimini? Nessuno. Al di là di quelli che sono stati ammazzati, ti posso dire solo che il collegamento, in pratica,
Berkowitz è ancora in carcere. John Merck è stato ucciso. Michael è stato ucciso, ma era il collegamento fra i tre, i quattro, era il capoccia Michael, quello che non si faceva vedere, che era il fratello di Carr, tra il processo, con colui che faceva il caporale col processo. E poi c'è Blake che si è sparato. In poche parole, della setta, quella che sta in alto, non ha mai pagato nessuno. Loro hanno pagato tutti, sono i sacrificabili, chiamiamoli così, sacrificabili. Te l'ho già detto. Io non capisco questi figli. In realtà sono bambini. Viene tradotto come figli, ma in realtà si chiamano bambini. Non si può sacrificare la vita così giovani. Sono manipolati. Allora. Ma oggi è collegato con lo short che hai fatto settimana scorsa. Può darsi, lascio a voi libera interpretazione. Allora. Allora. Un abbraccio allora amici, buonanotte a tutti, io proseguo le mie indagini, sapete dove vedermi, vi ho dato tutte le indicazioni, speriamo di vederci presto, affrettatevi a prenotare a Roma perché qua siamo quasi sold out e questo mi riempie d'orgoglio, però noi le facciamo le cose per poca gente. Un abbraccio, ci vediamo presto, alla prossima amici.